Buongiorno. Prova di laboratorio relè coassiale bistabile 4 porte N funzione bistabile. La modifica che è questa consiste nel renderlo da bistabile a monostabile. In questo caso il generatore genera un segnale a 0 dBm 100 MHz e in questo momento è il relè coassiale bypassa il filtro passabanda ed abbiamo un segnale a 100 MHz 0 dBm sull'analizzatore di spettro. Questo è il mio comando. Ho messo un pulsante per comodità. Quando do il segnale i 24 volt al relè, lui mi fa la commutazione. Il relè coassiale, in questo caso diventa monostabile, mi fa la commutazione e il generatore si vede il segnale attenuato di circa 60 dB. Se disattivo, il segnale passa. Questa è la funzione di inserimento e disinserimento, in questo caso, di un filtro passabanda di ottima fattura, diciamo. Però si possono inserire e disinserire da remoto sia filtri che preamplificatori, tutto ciò che serve comandato nella vicinanza delle antenne, quindi comandato da remoto. Come si può vedere, quando il relè è disattivato il consumo è minimo, praticamente zero. Quando diamo il comando abbiamo un comando di circa 82 mA dovuto al relè. In questo caso ho messo due relè perché non avevo un relè a 24 volt, quindi ne ho messi due da 12 in serie per ovviare il problema. Però si può mettere tranquillamente un unico relè con 24 volt di bobina. Questa è la tensione sulla bobina e questo è il risultato. Vi ringrazio e arrivederci.